più grande lezione che Gesù ci dà nella passione consiste nell'insegnarci che ci possono essere sofferenze vissute nell'amore che glorificano il Padre. Spesso, cari amici, è la tentazione di fronte alla sofferenza che ci impedisce di fare progressi nella nostra vita cristiana, nel cammino spirituale. Tendiamo infatti a credere che la sofferenza è sempre da evitare, che non può esserci una sofferenza santa. Questo perché non abbiamo probabilmente fatto ancora prova dell'amore infinito di Dio, perché non ci siamo aperti a quel soffio dello Spirito Santo che ci mette proprio nel cuore misericordioso, paterno di Dio. Ecco, non possiamo immaginarci senza lo Spirito Santo come possa esistere un amore più forte della morte. Non un amore che impedisca la morte, ma un amore in grado di santificare la morte, di pervaderla, di riempirla di senso, di significato. Questo vale per la morte di Gesù e tutte le morti che sono unite alla sua. Gesù a volte può farci conoscere le sofferenze della sua agonia per farci capire che dobbiamo accettarle, non fuggire. Gesù, vero uomo, chiede al Padre di essere liberato dal calice della sofferenza, ma poi è così affida totalmente a Lui, chiedendo che su di Lui si possa compiere la volontà del Padre. Allora Egli ci chiede in modo particolare oggi di rimanere con Lui, il coraggio di rimanere con Lui, di fargli compagnia, perché finché non avremo questo coraggio non potremo trovare la pace del suo amore, non potremo comprendere il suo gesto di amore, di donazione, di offerta. Nel cuore di Gesù c'è l'unione perfetta tra amore e sofferenza. Questa unione l'hanno capita molto bene i santi, che hanno provato gioia nel vivere la sofferenza unita a quella di Gesù. Chiediamo in questo Venerdì Santo, pregno di tanta sofferenza umana, chiediamo con cuore umile a Gesù di concederci di essere pronti, quando Egli lo vorrà, a condividere le sue sofferenze. Abbiamo soprattutto in questo periodo tutti qualcosa da offrire a Lui, da unire al suo sacrificio. Chiediamo a Maria che nella passione che sarà proclamata oggi nelle nostre assemblee liturgiche, Giovanni ci descrive presente, in piedi, ferma nel suo dolore, nel suo amore, sotto la croce, possa esserci accanto, come madre, come consolatrice degli afflitti,
come rifugio dei peccatori, come salute dei malati. Dove c'è Gesù, c'è Maria. Se noi siamo uniti a Gesù, vicini a Gesù, con Gesù, accanto a noi ci sarà anche lei, Maria, la Madre nostra, colei che vuole consolarci, colei che vuole asciugare le nostre lacrime, colei che ci sussurra dolci parole, consolanti parole, parole di speranza, parole che già ci fanno intravedere l'alba della risurrezione. Buon venerdì santo, cari amici.